Io veramente brevemente solo due parole per dare il bentrovato a chi già ha partecipato a questi nostri incontri, il benvenuto a chi vediamo per la prima volta. Abbiamo pensato di organizzare questo webinar in questa settimana, che è, come forse saprete, la settimana europea della sicurezza e salute sul lavoro. È un'iniziativa promossa dall'Agenzia europea che promuove per appunto sensibilizzare la cultura sulla sicurezza. In questo caso noi abbiamo pensato di accostare il tema della sicurezza, che è il tema che di solito ci accompagna come filo conduttore in tutti i nostri percorsi, a quello della sostenibilità, altro tema carissimo all'Agenda europea. Anzitutto perché le due cose hanno dei punti di contatto che non sono solo formali. Formali ce ne sono tanti come punti di contatto, basti solo pensare al discorso delle certificazioni, ai sistemi integrati, molti punti di contatto, anche rispetto a quelli che possono essere i finanziamenti in essere per appunto sostenere i costi, per rendere sostenibile la propria azienda. Ma soprattutto, siccome la sostenibilità implica necessariamente il concetto della salute della persona, ecco che la sicurezza diventa, parlando di persona lavoratore, diventa un tema corrispondente. Le due cose diventano quasi due facce della stessa medaglia, per certi versi. In più, e questo è un argomento piuttosto delicato, molti di voi sicuramente lo sanno meglio di me, il tema della sostenibilità implica il coinvolgimento attivo di tutti, tutti, a tutti i livelli. Nel nostro caso, nel nostro specifico, a partire dal lavoratore fino al datore di lavoro e viceversa, in un sistema, in un'impostazione quasi circolare, a cui forse non siamo neanche tanto abituati a pensare. Quindi probabilmente è necessario anche valutare un approccio diverso da quello che c'è consueto. E per questo motivo abbiamo pensato di proporre un webinar anche con una struttura diversa dalle solite, da quelle a cui noi ci siamo abituati in questo ultimo anno. E l'abbiamo impostata come una sorta di intervista. Anzitutto vi presento i due relatori, che sono Katia Ciancavilla e Fabio Maccarelli, ai quali poi lascerò l'onere di presentarsi nello specifico. Entrambi si occupano di sostenibilità su diversi fronti. Quindi in questa occasione possono offrirvi una serie di punti di vista ai quali potete prestare attenzione e capire quale può essere anche quello più consono ai vostri interessi o quelli chiaramente della vostra azienda per come può essere strutturata. Quindi a loro lascerò poi anche l'onere di spiegare come sarà gestito il tutto. A me preme soltanto ricordarvi che abbiamo pensato di prevedere un momento per gli interventi e quindi per l'interazione al termine di questa oretta. Ci impegniamo come sempre a rimanere nei tempi, vi abbiamo chiesto un impegno fino alle 16 e quello sarà. Quindi sta a voi eventualmente decidere se trattenervi oltre o meno, ma noi manterremo questo impegno. Vi ricordo che il prossimo lunedì mattina ci sarà in videoconferenza un corso, la cui docenza è sempre affidata a Fabio Maccarelli, che approfondirà tutte le tematiche di cui stiamo parlando oggi, in particolare riflettendo su quello che è il ruolo dell'RSPP e della funzione HSE, dato che la sostenibilità in questo senso rappresenta anche un'opportunità di sviluppo. Quindi non lo vogliamo pensare come un appesantimento, ma al contrario come un volano in qualche modo.
Quindi io mi taccio, resto collegata perché sono interessata a partecipare, sono comunque qui, quindi sarò qui a disposizione. Vedete che ci sarà una chat nel caso in cui voi abbiate bisogno di interagire anche con me, io sono disponibile anche telefonicamente e quindi lascio la parola in questo caso a Katia, che ringrazio. Grazie Antonella, grazie alla nuova didattica, questo braccio armato di Confindustria Emilia Area Centro che ci ha dato questa opportunità assieme con Omnia e Luigi Antonelli che è qui presente, che è una, diciamo, una partnership, una collaborazione attiva già da tempo con quella di con Omnia, assieme con chi? Con noi, Katia. E Fabio, ma soprattutto Fabio, l'ingegnere Fabio Maccarelli, della Integra SG, per l'appunto, come ci vedete, che come si legge alle spalle. Oggi pomeriggio parleremo, siamo stati coinvolti in questo progetto che noi abbiamo proposto come una sorta appunto di intervista dinamica per cercare di dare il più possibile una sensibilità, una sensibilizzazione su determinate tematiche che ognuno di voi, visto che il parterre delle persone che ci stanno, diciamo, seguendo fanno parte di organizzazioni aziendali strutturate e che di conseguenza sanno benissimo di che cosa si parla quando si parla di sostenibilità, che oramai è nelle corde e nei sistemi di qualsiasi azienda. Ma quello che ci interessa oggi approfondire è proprio alcuni aspetti che sono l'innovazione, ciò che sta arrivando, ciò che porterà soprattutto un cambiamento radicale in che cosa? Nei sistemi, ma i sistemi aziendali e organizzativi impattano con l'uomo, quindi impatteranno su di noi. Quindi il cambiamento deve venire soprattutto da noi. Ora, come si strutturerà, come si sarà strutturata questa video intervista? In quattro appuntamenti. Definiti ovviamente dal programma che avete già davanti a voi, che è stato creato ovviamente assieme con Antonella e con Luigi. Dovremmo durare dai 5, 6, 7, 8 minuti ciascuno per poter lasciare poi alla fine uno spazio per poter fare delle domande. Procediamo quindi, Fabio, ovviamente l'argomento che toccheremo per primo e che riguardano appunto le ESG, che per noi sono oramai diventate il nostro pane quotidiano, se vogliamo, perché è stata una scelta di vita, scegliere di lavorare sulle ESG quando gli altri non lo facevano, vuol dire comunque scegliere proprio personalmente e professionalmente di fare un cambio di paradigma anche sul piano personale. Iniziamo con la E, Environment. La domanda appunto è accenni di sostenibilità ambientale ed energetica. Facci un attimo il tuo punto sul quadro. Sì, grazie. Allora, intanto vi ringrazio anch'io per questa opportunità. Noi parliamo di ESG, uno dei tre pilastri della responsabilità sociale delle aziende, delle organizzazioni, è appunto quella ambientale, ma non solo quella ambientale. Quindi vorrei inquadrare un attimo la questione da dove viene. Perché effettivamente se dobbiamo parlare di ciò che sta venendo avanti come cambiamento importante, profondo, e dobbiamo cominciare da, ahimè, come dire, dal grande flusso delle politiche europee. Perché altrimenti potremmo dire che di sostenibilità se ne parla da tantissimi anni, ma è solo da poco che effettivamente si comincia a ragionare in termini pratici di che cosa c'è da fare e perché se ne comincia a ragionare, soprattutto perché è, come dire, è arrivata nel panorama normativo giuridico europeo la direttiva sulla rendiconto di sostenibilità e quindi la cosiddetta direttiva sul report della responsabilità sociale di imprese.
Questa direttiva poi fa riferimento a che cosa chiede in buona sostanza? A un certo tipo di aziende che probabilmente sono molte di più di quelle che si potrebbe pensare all'inizio, perché diciamo, è sufficiente superare 250 dipendenti e 20 milioni di stato patrimoniale oppure 40 milioni di attivo per essere coinvolti in questa norma che richiederà dal bilancio del 2026 di affiancare nella relazione allegata al bilancio anche una relazione sulla sostenibilità, ma non fatta, una relazione non fatta, come dire, come uno storytelling che ciascuno può con più o meno capacità organizzare e implementare, ma diciamo secondo una certa struttura. E questa struttura è definita dalle norme tecniche della EFRAG, che è, diciamo più o meno potremmo tradurla come se fosse un'associazione dei commercialisti europei, a cui l'Unione Europea ha demandato proprio l'onere e l'onore anche di fare queste norme. Allora, ambiente. Ambiente è sicuramente la parte, diciamo, comparativamente più importante. Non è la sola, perché poi c'è la parte della sociale, la parte della governance, però, diciamo, quando parliamo di ambiente dobbiamo capire che questa direttiva, che cosa ci chiede sostanzialmente? Ci chiede da una parte di misurare determinate nostre prestazioni e dall'altra poi di rendicontarle. Però, ripeto, non è soltanto un discorso di misurazione, è anche un discorso di ripensamento dell'azienda nel suo complesso. Cioè, bisogna che in qualche modo, prima di passare no, lancia in resta alla fase di appunto, misurazione e rendicontazione delle prestazioni, ci sia un momento anche molto importante ed è iniziale di analisi dell'azienda, di analisi del suo contesto interno, inteso come strumenti operativi, processi, strutture di governo, strutture di controllo, forza lavoro e così via, diciamo, vedere un attimo quali sono rischi e opportunità legati con questo nostro contesto interno relativamente alle questioni di sostenibilità e poi un punto di vista invece esterno che consiste nell'andare a definire, andare a chiarire anche quali sono tutti i cosiddetti portatori di interessi, cioè gli stakeholders, che hanno a che fare con l'azienda. Quindi, individuazione degli stakeholders, e a questo punto viene fuori la necessità, prima ancora di cominciare a ragionare sull'aspetto di rendicontazione ambientale, sociale o di governance, viene fuori la necessità di fare un'analisi cosiddetta di doppia materialità. Eh sì, perché mi pare di capire poi che tutte le tematiche di cui stiamo parlando spostano un po' quello che è l'attenzione da ciò che si comunica, ma che deve essere poi contenuto in dei dati. Cioè, il cambio è che ciò che noi facciamo ed esprimiamo a livello ambientale, tutte le attività, già nell'energetico è più semplice perché tutte le attività che noi facciamo nelle nostre aziende e andiamo a misurare, appunto, quindi andiamo a estrapolare dei dati a livello di dati energetici, anche a livello ambientale, sostanzialmente dovremo sempre di più, per essere in riga e comunque nell'andamento, nel flusso dei parametri ESG, numericamente in espressione dei dati ambientali ed energetici. Quindi il cosiddetto fare attività che poi vengono utilizzate per, diciamo, alcuni sistemi, di fatto se non li esprimiamo in dei contenuti numerici,
in realtà non possiamo rendicontarli. Quindi noi possiamo fare tutte le iniziative che vogliamo, ma se poi non li sappiamo esprimere, non li dobbiamo tramutare in riferimenti ESG, che poi impatteranno su dei numeri che ci consentiranno ovviamente di essere performanti da un punto di vista di finanza sostenibile e quindi nella rendicontazione anche dei bilanci e nel CSRD. Bene. Quindi non ha fatto niente. Veniamo. Sì, hai più un minuto. Il tempo passa, non sembra, eh? Però, quindi, vai. Era importante fare quella premessa, poi la recuperiamo, ma è importante completare la risposta, sebbene in maniera veloce, alla tua domanda iniziale. Ambiente ed energia, in che cosa l'azienda sarà coinvolta durante questo percorso di cambiamento? Sarà coinvolta nel capire come alcuni parametri impattano su di essa e come essa impatta su alcuni parametri. Questi parametri sono, per esempio, il cambiamento climatico, l'inquinamento, il consumo di risorse idriche e marine, la biodiversità e gli ecosistemi e le risorse ed economia circolare. Sono cinque standard che la EFRAG ha messo a disposizione per la parte ambiente, per la parte environment, appunto, e rispetto a ciascuno di questi cinque standard, l'azienda è chiamata a fare una valutazione di rischio opportunità, un'analisi di doppia materialità rispetto agli stakeholders interni ed esterni, poi dirò alla fine anche che cos'è la doppia materialità, e naturalmente fare una serie di misurazioni per rendicontare. Bene. Rendicontare, per esempio, l'impatto in termini di carbon footprint, oppure rendicontare l'energia consumata, le risorse consumate e così via, ma anche che cosa pensa di fare per diminuire questi impatti. Per Questa è la quel parte diagramma ci importante. deve stare la risposta. Perfetto. Allora, altra pillola di ESG, social. Nuovi paradigmi, diritti dei lavoratori e sicurezza sul lavoro. Oh, questa è una tematica che parrebbe molto chiara, ma la chiarezza quando si parla di sicurezza è come dare per scontato che sia tutto a posto. Ecco, quando si è così tranquilli, poi alla fine, come impattiamo a livello social sugli ESG? Allora, questo è uno degli altri due pilastri che sviluppo Tra questa l'altro, argomento caro anche in Confindustria, perché mi risulta che il settore di Confindustria di Federmeccanica nel 2024 sta elaborando il contratto collettivo nazionale di lavoro ESG, per cui è un argomento molto molto interessante. Beh, sì, è un argomento sfidante anche, perché qui si ha a che fare con gli uomini e con le donne di un'azienda o di un'organizzazione. Quindi si ha a che fare con l'individualità. E non è soltanto per cui, no, come fare il conto di quanta CO2 ho emesso nell'aria avendo lavorato determinate materie prime oppure avendo consumato determinata energia elettrica piuttosto che avendo fatto determinati viaggi o avendo i miei subfornitori, i miei fornitori, diciamo così, fatto determinate cose. Qui dobbiamo, cioè qui la sfida, se volete, culturale è ancora più pregnante e impegnativa. Sia per la piramide che per la base Perché, come è aziendale. stato già detto effettivamente poco fa, Antonella, ci coinvolge tutti nell'ambito di Certo. un'organizzazione, ma non solo coinvolge le risorse umane interne, e so che qui fra di voi ci sono, oltre che diciamo, esperti di sicurezza, ambiente, anche persone che si occupano di risorse umane e altro. Per cui sicuramente il tema sarà sentito e compreso. Noi dobbiamo attivare un meccanismo anche qui di valutazione dei rischi e delle opportunità e di, diciamo,
diciamo, individuazione degli stakeholders interni ed esterni per quanto riguarda il social. Cioè il giochino è sempre quello, individuare gli stakeholders, ragionare sul contesto, individuare gli stakeholders, portatori di interessi, e capire quali sono le cose che, qual è il punto di vista dell'azienda rispetto a determinate questioni e qual è il punto di vista degli stakeholders rispetto alle stesse questioni. E trovare appunto dove. Allora, quindi vuol dire che si parla di stakeholders engagement, cioè di coinvolgimento e di ingaggio, proprio di coinvolgimento attivo, degli stakeholders. Allora, se guardiamo alla nostra organizzazione, guardando con gli occhiali, diciamo, verso l'interno dell'azienda, noi vediamo come portatori di interessi sono sicuramente il vertice aziendale, i soci, la direzione, tutta la dirigenza, tutta la parte poi del management intermedio, i cosiddetti preposti, e poi tutti i lavoratori. Ok? Quindi lì siamo anche abbastanza abituati, chi si occupa di sicurezza, a ragionare in questi termini e anche ad avere momenti di coinvolgimento. Adesso non so chi di voi avrà fatto, secondo le linee guida dell'INAIL, la valutazione dello stress lavoro correlato. Ha visto che si crea, per esempio, in molte realtà una commissione composta da rappresentanti di vari portatori di interessi aziendali, quindi della direzione, della parte sindacale, magari lavoratori più esperti, più anziani, più giovani. Si cerca di creare un panel per fare un focus group per riuscire a tirar fuori, diciamo, una valutazione oggettiva di queste cose. Ecco. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, una qualche forma culturale abbiamo già acquisita, no? Però la sfida qui è quella di coinvolgere anche le forze lavoro esterna in qualche maniera, cioè non pensare soltanto nella parte social alla forza lavoro propria, ma anche alla forza lavoro della catena del valore. E quindi qui comincia esplicitamente il coinvolgimento dei propri fornitori, perché il problema qual è quello di fare in modo che non solo noi gestiamo correttamente le nostre risorse umane, i nostri lavoratori e lavoratrici, ma anche la catena del valore e quindi tutti i nostri fornitori. Ma allora, finché siamo in un paese europeo, diciamo che può anche darsi che grossi problemi non li troviamo, ma quando cominciamo ad avere aziende che sono, come anche quelle presenti oggi, che hanno una catena del valore che è diffusa in tutto il mondo, questo diventa una sfida. Sì, Ecco. tra l'altro, come dici te, il problema poi si pone in un'altra visuale, un'altra prospettiva. Quando si parla di social e quando si parla in particolar modo dell'aspetto social dei propri collaboratori, dei propri lavoratori, quando si hanno anche realtà estere, cioè ci sono tanti fattori perché appunto noi dobbiamo andare sempre a rendicontare le attività che facciamo, ok? Parliamo sempre di ESG, social, quindi rendicontare poi le azioni che noi facciamo su questo aspetto e immaginate quanto può essere impattante l'argomento dei diritti umani, cioè in questo caso la variabilità anche per fenomeni geopolitici che sono sotto gli occhi di tutti perché è rappresentato dal fatto che un'azienda può avere la sua sede in Italia, ma avere altre collegate in territori esteri che vengono colpiti. Quindi vedete che qual è il cambiamento dell'ottica, Fabio, se vogliamo, no? E in conclusione dell'argomento social, come impatta in qualche modo anche la visione dell'imprenditore o della dirigenza, del management, nella capacità di mettere nella rendicontazione, quindi nei parametri, nei contenuti, una visione nell'immaginare come si può, diciamo, intervenire per risolvere le problematiche che di fatto possono andare a variare poi gli indici ESG. Quindi Dobbiamo, è certo. proprio un cambio di visione, no? La sfida è proprio questa, quella di capire, quindi umanamente, dove dobbiamo andare. E dove dobbiamo? Dobbiamo intanto renderci conto del fatto che queste rendicontazioni, cioè queste considerazioni, che poi vanno estese anche alle comunità, vanno estese alla comunità Assolutamente. nella quale
la nostra impresa lavora e anche ai clienti e agli utenti finali del nostro lavoro o servizio. Sì, ci siamo un po'. Questo, per capire, sono quattro, diciamo, le dimensioni della parte del pilastro social, che è il lavoratore interno, diciamo, la forza lavoro interna a tutti i livelli, la forza lavoro della catena del valore, le comunità in cui siamo presenti e diciamo, i clienti e gli utenti finali del nostro servizio, del nostro lavoro, del nostro prodotto. Questi dati, queste, diciamo che oggettivamente devono essere misurati, perché poi gli standard SRS dell'EFRAG ci dicono quali sono proprio i KPI, no, da rendicontare. Adesso non è il momento oggi di No, entrare però è veramente nel tutto quello che dettaglio, diciamo ma. poi impatta su cosa? Che l'azienda esprime numericamente cosa? Un valore che poi va ai finanziatori. Sì, Cioè, in realtà questi numeri, quello che questo noi siamo, li dobbiamo esprimere perché poi c'è qualcuno che fuori ci viene a finanziare. intanto vanno al Quindi, mondo intero, perché sì. diciamo questa relazione qua viene pubblicata insieme alla relazione di bilancio, per cui diventa un documento aziendale. Tra l'altro, così diciamo en passant, anche questo rendiconto di sostenibilità non è soltanto appunto un racconto, ma è un vero e proprio bilancio che verrà poi anche sottoposto al vaglio di un revisore. Adesso potrebbe essere l'equivalente del revisore dei conti per i bilanci normali, diciamo così, finanziari, ma non è, questo era opportuno dirlo, l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, ma insomma, comunque il bilancio va fatto revisionare. Vedremo anche qui nel recepimento di questa direttiva il governo italiano che cosa farà il governo, il Parlamento, insomma, con una legge delegata probabilmente, quale sarà il meccanismo di revisione di questo bilancio sociale che verrà individuato per l'Italia. Bene, adesso quindi mi hai aperto lo spazio per la terza lettera, che è G, ESG, la G di governance. Oh, questa sconosciuta, oserei dire, perché mentre per l'ambiente, environment, social, bene o male, di azioni a livello societario se ne fanno, è più comune, è più normale parlarne anche forse anche troppo, perché molte attività poi bisogna vedere il test di prova col greenwashing, cioè se tecnicamente sono utili oppure no, però della governance effettivamente se ne parla molto poco. E invece la governance rappresenta l'aspetto di snodo, perché rappresenta la consapevolezza ai vertici dell'azione e della programmazione, quindi una leadership a capo del titolare che deve avere la leadership uguale consapevolezza dell'azione e un management volto alla consapevolezza della rendicontazione. Quindi, e nella governance, appunto, abbiamo come argomento scelto organizzazione aziendale in compliance SG. Quindi a te il divertimento, Ma sì, Fabio. in realtà la governance, diciamo, a spot, per vari spot se ne parla ogni tanto, visto che abbiamo in questo momento dei finanziamenti che sono legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, magari si è parlato di parità di genere, che era un'azione finanziata dal PNRR anche a livello, diciamo, di avere un qualche cosa di euristico, no? Cioè, dice, che sono le Camere di Commercio hanno finanziato 1.000 aziende per fare un'azione sulla parità di genere. Moltissime aziende hanno adottato il codice etico, la maggior parte Ma è delle aziende sufficiente? certificate ha delle politiche della qualità, ambiente, sicurezza, energia e protezione dei dati e così via. Cioè, che cosa intendo dire? Intendo dire che la governance è un qualche cosa che abbraccia tantissimi aspetti. Potremmo dire che è quella che chiude l'ombrello della ESG. Dal punto di vista dello standard ESRS, ce n'è uno, appunto, che parla di condotta aziendale. Quindi abbiamo 12 standard, dal
che l'EFRAG ha messo a disposizione della Commissione europea dell'Unione Europea e delle aziende. Due sono di carattere trasversale, cinque riguardano l'ambiente, quattro riguardano la dimensione social e solo uno, ma è molto pregnante, riguarda la dimensione della governance. Quindi questa dimensione è quella dove diciamo c'è la necessità probabilmente di lavorare di più, è quella che potrebbe avere il maggior rischio per i nostri imprenditori, perché da una parte ci sono ancora moltissime nostre aziende che sono aziende, come dire, che hanno un titolare, una persona di riferimento, Sì, un che non avranno fondatore o società per eccetera. azioni grandi, ma di fatto il punto di riferimento rimane sempre Poi invece ci sono il tantissimi fondatore, in fondatori. qualche modo, per avere E una rendita. questo mi determina un problema, perché la governance del fondatore è io, comando io, Sì, cioè l'avvocato che è un commercialista, quindi c'è una gestione quindi, dei conti, quindi no? governance, bene o male, riesce ad avere i suoi. Ma non Poi è questo però, rispetto a. ci sono invece altre realtà che invece sono state cedute, sono cresciute e poi magari nel tempo sono state cedute a delle multinazionali italiane, europee, giapponesi, quello che è, e lì diciamo la governance è qualcosa che viene così da lontano che sembra irraggiungibile, diciamo, la persona da cui venga questa policy, questa governance. Ora, la sfida nel campo della governance è cominciare a ripensare proprio a ripensare la struttura decisionale dell'azienda e di controllo. Cioè, una delle domande da fare nell'analisi dei rischi e delle opportunità è: il consiglio di amministrazione è adeguato a sostenere l'impatto, diciamo, delle policy, di queste normative, ma anche di questi cambiamenti Quindi reali, come visione, come visione, come competenze, come come elaborazione elaborazione, poi. che poi quando si sono da aprire, perché sostanzialmente, diciamo, si tratterebbe di reinventare un po' l'azienda per applicare queste normative e anche queste discipline sulla responsabilità sociale dell'impresa, che non è più una questione da, come dire, così, da darsi mettersi il vestito buono per presentarsi sul mercato, no? Da ripianificare E proprio la via. perché, e qui torniamo da dove nasce sta roba. Nasce da una visione dell'Unione Europea che potrebbe anche essere, come dire, criticabile, però è chiara. Dice: noi vogliamo diventare entro il 2050, anzi dal 2030, sotto Sì, certi aspetti beh, sì, anche dal prima, 2030. leader della sostenibilità in A termini di livello cambiamenti climatici, di impatto dell'organizzazione. sociale e di governance. Cioè, significa pensare a un progetto di lunghissimo periodo nel quale assumere la leadership mondiale della Eh sì, sostenibilità questo è ambientale, sociale e di l'obiettivo, governance. Allora, se questa è la prospettiva, è chiaro che l'azienda viene chiamata non solo a rendicontare dei numerini, a fare dei KPI, eccetera, ma nella parte di governance viene interrogata a dire: la nostra struttura, proprio a partire dalla struttura amministrativa, cioè, scusate, CDA, del CDA, proprio, sì. esatto, ma anche dei sistemi di controllo interno adottati, siamo adeguati? Ecco, e allora qui non è soltanto questione di adottare un codice etico, che se ne trovano a milioni su internet, no? O fra i consulenti. Non è questione di avere delle policies, non è solo questione di ragionare sulla parità di genere piuttosto che sul sistema retributivo, degli incentivi interni. Non è solo questione di contratto di lavoro, che magari incentivi determinate, diciamo, aspetti della, no, per esempio, un contratto di lavoro potrebbe ESG, quello che farà Federmeccanica, vedremo, ma sicuramente metterà a disposizione maggiori strumenti di partecipazione dei lavoratori, eccetera. Assolutamente.
Non è solo una questione di compliance, cioè di rispettare le normative, quindi eccetera, ma tutto questo deve far parte di un disegno. E allora, perché ci sia coerenza a questo disegno, ci deve essere una governance, una struttura di governo e di controllo adeguata. Questa è un po' la sfida. Quindi, in tutto questo, diciamo, le attività degli uffici delle risorse umane, degli uffici di audit interni, degli uffici Sono sicurezza tantissimi. ambiente e così via, sono tutti potenziali, diciamo, sono tutti potenziali punti di riferimento per un'azienda, perché poi dal punto di vista operativo qualcosa bisogna fare, insomma. Perfetto. Vediamo però, anche perché tutto questo poi ricordiamo, ESG sono dei valori che servono per dimostrare ai nostri finanziatori, perché l'azienda comunque ha un ruolo sociale importante, ma di fatto ha il ruolo di profitto e di profittevolezza. Quindi di fatto diventa appetibile sui mercati e sui finanziatori solo allorquando sa esprimere come, non solo come ha mappato, tra virgolette, rendicontato l'azienda fino a quel momento, partendo anche dalla storicità, attenzione, perché la storicità ha un valore intrinseco molto importante, ma come risponde anche rispetto ai cambiamenti, perché chi ci dà dei soldi, il finanziatore, ti dice: ok, hai fatto un bel lavoro, sei questo, mi esprimi questo, ma di fronte a un problema di un certo tipo, tipo un fenomeno ambientale, quali sono le tue politiche? Come intendi procedere per risolvere la problematica? Come impatta a livello aziendale? Ad esempio, nella governance, il problema molto spesso nelle aziende italiane è che non c'è un piano sulla successione. Eppure, se muore l'imprenditore, cioè il titolare, il capo, molto spesso nella morte del leader, del capo, del presidente, come lo vogliamo chiamare, se non c'è un piano di successione, diventa un problema, perché non si dà ovviamente agli investitori un piano di continuità in una situazione che può essere d'emergenza. E questa è una realtà che impatta molto spesso sulle nostre aziende italiane, che sono industrie, ma di fatto ancora sono legate a una titolarità, e il vuoto di quella titolarità molto spesso può creare anche problematiche, anche su problemi di successioni tra familiari, che possono determinare ovviamente un complesso sistema di problematiche che poi impatta ovviamente su tutto il resto. Bene, veniamo al quarto punto, quindi usciamo da ESG, ma entriamo dritto dritto nell'argomento che poi li contiene un po' tutti, che è il quarto punto che abbiamo messo in scaletta, che è la responsabilità sociale d'impresa. Però vista secondo i criteri di attuazione, secondo gli standard di UNI, ISO 26000 e la UNI 11919-1-2023. Questo a te la parola, perché insomma, quando si tratta di sistemi di gestione, insomma, la tua lunga, ormai posso anche dirla, è trentennale esperienza quest'anno, quindi insomma posso dire che l'ingegner Maccarelli festeggia 30 anni di carriera, per cui sui sistemi mi taccio, dico solo che sono i 45, quindi a te il tempo, considerando che ne vorrei lasciare qualche minuto alla fine, per cui non intervengo. Ecco, grazie. Possiamo stare in presenza, che era la prima volta. Questa cosa, purtroppo siamo a distanza e non lo so, potrei mandare Vabbè, io un direi di uomo. utilizzare il tempo perché tiranno, No, quindi. allora, però questa domanda, che in qualche modo avevamo concordato, no? È chiaro, però si riallaccia molto bene a quello che hai detto poco No, fa, io cioè non della parlo. continuità aziendale. Perché dico questo? Qui naturalmente questo ragionamento va fatto non solo ai nostri amici e amiche che ci ascoltano oggi, ma anche ai relativi, diciamo, amministratori delegati e così via. Perché effettivamente è un ragionamento destinato al vertice aziendale oltre che al management. E cioè, qual è il ragionamento? È il sistema di gestione. Il sistema di gestione non lo dobbiamo vedere come un qualcosa
che aumenta la resilienza, cioè la business continuity, la continuità delle attività. Il sistema di gestione viene pensato proprio per fare in modo che se qualcosa va storto, comunque c'è qualcuno che in qualche modo se ne prende carico Carico. e addirittura sta lì a lavorare perché si individui prima ancora che le cose vadano storte, abbia dei segnali per accorgersi che le cose non stanno andando. Questo è secondo il mio parere, il pregio principale che un sistema di gestione può avere, perché se no, c'è un rischio nei sistemi di gestione che siano carta. Quando si parla di sostenibilità, la sostenibilità chiaramente è un fine, è un obiettivo. I mezzi per arrivarci sono quelli della responsabilità sociale d'impresa, secondo la visione che si è venuta maturando, e questo corrisponde a una filosofia, no? Cioè a una idea che diciamo, nasce da un ragionamento che è quello di rendere l'azienda, le nostre aziende, il nostro sistema industriale più resiliente, meno impattante dal punto di vista ambientale ed energetico, più attento alle questioni sociali comunitarie e con una governance più consapevole di quello che può essere il rischio di perdere una persona chiave, non necessariamente il titolare o la titolare. Allora, quello che volevo dirvi come informazione è che analogamente agli ambiti della qualità, dell'ambiente, della sicurezza, della protezione dei dati, dell'anticorruzione e così via, che hanno delle norme ISO che le regolano, che aiutano a regolarle. Esiste una norma ISO che si chiama ISO 26000, che è una linea guida per i sistemi di gestione della responsabilità sociale d'impresa. E poi, sulla base di questa linea guida, l'UNI ha fatto, che è il nostro ente, l'UNI è il nostro ente nazionale di normazione, ha fatto una norma sua, diciamo, aiuta a implementare, come si usa dire oggi, la ISO 26000 nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Ed è la UNI 11919-1 che è uscita in agosto di quest'anno, quindi è freschissima. Ma la cosa importante di questa UNI 11919 è che è strutturata secondo la struttura ad alto livello cosiddetta, cioè come sono strutturate le norme ISO 9001, 14001, 45001, 50001 e così via. Quindi una struttura di 10 capitoli, quindi è facilmente quantomeno leggibile perché ci siamo ormai un po' tutti abituati a leggere le normative sulla qualità, sull'ambiente, sulla sicurezza. Anzi, in questa ottica, diciamo, si arriverà prima o poi, insomma, a un sistema di gestione integrato dove la qualità è un punto di vista, l'ambiente è un punto di vista, la sicurezza è un punto di vista, l'anticorruzione piuttosto che la protezione dei dati o la parità di genere sono tutti punti di vista di un sistema univoco, perché l'azienda è unico. O si parla di sistema integrato, ma insomma sarebbe corretto anche dire un unico sistema di gestione, perché sennò che abbiamo una procedura per una cosa, cioè un sistema per una cosa, un sistema per un'altra? No, dovremmo avere, diciamo, dovremmo essere così bravi e anche così consapevoli, ma anche così umili da avere un unico sistema di gestione Integrato. integrato. Ecco. Quindi, Che ciò consentirebbe di dare ovviamente tutto, perché questo andrebbe ad agevolare, dovreste intervenire invece un certo ma ho finito. no, no, dà anche la possibilità a questo modo di lavorare di entrare anche in quelle che sono le scadenze per il CSRD, per preparare ovviamente tutto il materiale. Certo. È di grandissimo aiuto tutto questo. Sì, anche io sono convinto del fatto che se uno deve prepararsi per la CSRD, cioè per la Corporate Diciamolo, Social responsabilità. Report Directive, insomma la direttiva per il rendiconto di sostenibilità, Ok.
che ci porterà che è ovviamente a. tecnicamente la direttiva numero 2464 del Sì, 2022, che impatterà diciamo. direttamente sui bilanci, tanto per Sì, intenderci, allora, quindi. prepararsi per questo. Abbiamo al massimo, cioè le aziende che saranno coinvolte con la rendicontazione del 2026 dovranno raccogliere tutti i dati È già già ora. nel 2025, quindi Però avranno conosco. tempo il 2024 Io dico per sempre che riorganizzarsi. quando si comincia, specialmente sulle Perfetto. cose nuove, se si comincia un pochino prima, dandosi uno step da ora fino a giugno del prossimo anno, quindi lo step intermedio, anziché fare dall'1-12, da ora al 6, dal giugno del prossimo anno, del 2024, dal giugno 2024-2025, per arrivare al 2026. Con un sistema costruito e che ci porta ovviamente poi ad essere in perfettamente compliance con ciò che è stabilito Perfetto. dalla CSRD. Quindi, riassumendo, la prima scadenza per i primi a cui diciamo si applicherà la direttiva è quella di maggio-giugno 2026, cioè del bilancio 2025. Nel bilancio 2025 bisognerà quindi mettere anche il report di sostenibilità. Il sistema di gestione che io posso costruire già nel 2024 in modo tale da farlo lavorare nel 2025 per raccogliere dati, eccetera, e anche per guidare questo cambiamento. Ecco, il sistema di gestione è un buon strumento per prepararsi e lavorare per la CSRD, Come per sempre. dargli coerenza interna, anche per diminuire i costi, perché uno potrebbe essere anche tentato, dice io chiamo uno delle grosse società, adesso non facciamo nessun nome per non fare pubblicità a nessuno, e dice e me lo risolve lui o lei. Però, diciamo, Beh, no, Il diciamo che consulente può essere un supporto, un facilitatore, ma in realtà, il lavoro poi deve essere fatto a livello aziendale, eh sì, perché c'è un cambiamento del paradigma, quindi c'è. perché l'azienda, sì. Ecco, quindi il sistema di gestione potrebbe aiutarla. Quindi, Abbiamo tempo per. in buona sostanza, in conclusione, mi pare di capire che l'Unione Europea vuole essere una sorta di avere una leadership, no? Il che ci fa molto onore sui temi della sostenibilità a livello mondiale, ok? Vuole giocare la partita come un player mondiale che in teoria ci dovrebbe dare la possibilità di essere ovviamente con un marcio in più. Allo stesso tempo, però, la quantità e la mole di cose da fare sono numerose e che di fatto poi impongono anche un cambiamento culturale strategico, cioè è anche estremamente incisivo su come noi concepiamo l'azienda, la titolarità, il management, le forze lavoro, come rapportarci con l'esterno. Cioè, e soprattutto il cambio è che poi dobbiamo diventare appetibili per la finanza. Cioè, il finale è questo. Di conseguenza, io farei un po' una sorta di bilanciamento. Da un lato c'è tanta roba e bisogna studiare, però la velocità con cui dobbiamo farla è come un Frecciarossa. C'è un treno e il treno passa e purtroppo questo treno lo dovremo prendere. Non ci potremo permettere il lusso di non prenderlo, perché se non prendiamo questo treno, di fatto non ci troveremo, ovviamente per le società che hanno determinate caratteristiche, si troveranno ad avere grosse difficoltà perché non saranno pronte per avere i bilanci che sono richiesti poi dai finanziatori. E attenzione, che tutto questo poi impatta anche per quelle più piccole, nella catena ovviamente Del valore. del valore. Quindi anche quelle più piccole in realtà verranno interessate da quelle più grandi. Quindi quelle più piccole che avranno capito, seppur con le difficoltà e con le criticità, ma avranno almeno consapevolezza di quello che stiamo dicendo e maturano la necessità di iniziare un percorso di studio, di attività, di ricerca, allora possono fare la differenza rispetto, quindi si creerà una competizione fra di loro. Perché la grande azienda dovrà escludere quelli che non saranno compiacenti alle regole che loro malgrado devono, diciamo, gestire. Bene, allora, 55, abbiamo 5 minuti di tempo, siamo stati bravi, dai, tutto sommato, spero di essere stati, siamo stati chiari. Io lascerei 5 minuti, Antonella, gestisci pure te tranquillamente a disposizione. Ah, ovviamente poi l'approfondimento di tutti questi argomenti, veramente ce l'avrete poi il 30, Antonella, no? Nelle 4 ore.
che saranno messe a disposizione dei partecipanti. Credo che Fabio fai parte del gruppo docente, quindi tutte le cose più, diciamo, più particolari, cioè il tecnicismo, ci entrerete poi nelle 4 ore della formazione, evidentemente. I nostri partecipanti sono abituati a interagire, quindi io lascio spazio a loro. Rilancio solo una cosa che mi ha colpito. Io sono diciamo toccata in parte da tutto questo perché vedo tutto da spettatore, ma ovviamente mi ci sento parte integrante. Ho sentito parlare di standard, ho sentito parlare di engagement che passando per la conformità rende più appetibile un'azienda rispetto a un discorso finanziario, naturalmente. Mi domandavo proprio da figlia della serva, che cosa può fare un poveretto, un RSPP che è chiamato in un'azienda a dare il suo contributo all'interno, appunto, di un discorso più generale, per appunto definire degli standard che, se non tramutati in dati numerici, è come se non esistessero. Guarda, può fare tanto, nel senso che nella parte social di questa può essere la persona che rende operativo questo discorso del coinvolgimento, no? Della forza lavoro propria e dei lavoratori della catena del valore, cioè dei propri fornitori in sostanza. Quindi in prima battuta fosse solo per questo, poi chiaramente anche rendicontare i soliti dati che magari è abituato, no, a fare per quanto riguarda gli indici infortunistici oppure la gestione dei near miss, dei quasi incidenti e così via. Però fondamentalmente l'RSVP lo vedo coinvolto proprio su questo aspetto qua. Poi se fa parte del reparto, chiamiamolo così, insomma, della funzione HSE, quindi sicurezza ambiente, allora coinvolto anche pienamente nella tutto il pilastro dell'environment. E anche una governance, perché comunque può partecipare ai tavoli di lavoro e quindi ha uno snodo fondamentale su quelle che sono le attuazioni poi delle policy, delle politiche del management o del CDA, che magari al suo interno possono anche esprimere presenze di membri tecnici che possono portare un contributo utile per dare una visione più ampia. Quindi l'RSPP è uno snodo, direi, estremamente interessante, sì, sicuramente. Diciamo, è colui che poi fa da convertitore, no? Dalle azioni ai numeri, ecco. E questo è un po' il ruolo. Ah, però ci stiamo lavorando, quindi siamo tutti ai nastri di partenza, per cui va bene, insomma, è bello condividere poi una strada, un percorso, no? Perché è quello che è importante, che in tutte queste tematiche ci deve essere la consapevolezza che siamo tutti uniti verso un'unica direzione, che è il nostro benessere, nell'ambiente che ci circonda, inteso appunto nella sacralità non solo di ciò che respiriamo e ciò che mangiamo, ma proprio anche come percorso personale, percorso mentale, se si pensa poi anche a tutte le problematiche legate anche al disagio psicologico che ci sono, che stanno emergendo. Quindi è una sorta di rinascimento, se vogliamo, no? Si rinasce da qualcosa e l'obiettivo è quello di stare tutti meglio. Speriamo che anche quelli che hanno creato le tematiche, insomma, a livelli di grandi numeri, speriamo che tendano ad avere delle politiche internazionali che ci consentano anche di lavorare verso questo obiettivo. Questo sicuramente, e io dico sempre, anche un po' per la mia esperienza di esperta di geopolitica di mercati arabi, ahimè, che quello che sta accadendo chiaramente incide notevolmente poi su tanti aspetti di quello che abbiamo parlato. Ma non dobbiamo fermarci, anzi, dobbiamo continuare, perché poi è la lotta tra il bene e il male, e la pace alla fine, come pace di consapevolezza interiore di andare avanti, non deve mai fermarsi. Bene, Ci sono speriamo. domande?
Ci sono domande da parte vostra? Possiamo salutare ringraziando tutti la vostra partecipazione, che è sempre graditissima. Spero di rincontrarvi ancora di persona o via web, o comunque per iscritto, come volete. Io sono qua Con e piacere. sicuramente dico a Katia e a Fabio che ci risentiremo prestissimo. Grazie Grazie Antonella. a Grazie a voi. voi.